Sabato 15 di ottobre, buongiorno a tutti, bentrovati al nostro primo appuntamento con l'informazione sui canali di Telepace con il nostro TG Rassegna Stampa. Apriamo subito le nostre finestre sul Golfo del Tiguglio per vedere come si presenta questa mattinata di autunno. Il clima è decisamente autunnale. Recentemente il dizionario Zingarelli ha inserito anche il termine macaia tra quelli contemplati nel lessico italiano. E diciamo che oggi è la giornata giusta per vedere cosa significa questo termine. Infatti il cielo grigio, nuvole lattiginose che diffondono luce ma non fanno passare i raggi del sole. Vediamo il panorama che si staglia su Sestri Levante. Alle mie spalle il Monte di Portofino, e apriamo anche la finestra dalle nostre spalle sulla Fontana Buona con la webcam della rete Limet, che è collocata sulla vetta del Monte Caucaso a Barbagelata. E anche in questo caso la foschia, vedete, sta ovattando il paesaggio sottostante. Una situazione che permarrà anche per le prossime ore. A lunedì si dovrebbe vedere un cambio nella situazione meteo con il ritorno del bel tempo, ma andiamo a vedere proprio le previsioni di Limet. Uno sguardo veloce alle temperature di questa mattina con 18-17 gradi lungo le centraline della costa, temperature comunque sostanzialmente in linea con i valori del periodo, un po' più freddo ma non di troppo nell'entroterra. Siamo a 14 gradi a Borzonasco, si scende a 9 gradi a Rezzoaglio e 7,8 i gradi registrati in questo momento al Prato della Cipolla a Santo Stefano d'Abito. Dunque le previsioni meteo, dicevamo, per le prossime ore. Andiamo a vedere la situazione. Intanto, correnti umide nei bassi strati stanno interessando la Liguria e lo faranno durante il fine settimana, determinando una nuvolosità anche compatta e qualche debole precipitazione. Deciso miglioramento lunedì con aumento delle temperature. In grafica, appunto, viene riassunta la situazione. Al mattino nubi medio-basse saranno presenti a Levante, in estensione a metà giornata anche al centro della regione. Maggiori aperture a ponente sui versanti padani. In genere non si esclude qualche debole pioggia o sgocciolio tra il Tiguglio e lo Spezzino. Tra il pomeriggio e la serata le nubi basse invaderanno gran parte della regione con occasionali piovigine tra genovese e savonese orientale. Schiarite più ampie tra Alpi Liguri e Bormida occidentale. I venti deboli o moderati da sud-est, mare generalmente poco mosso, temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, in calo le massime. Questo per la giornata di oggi, sabato. Uno sguardo anche alla giornata di domani, domenica. Molta nuvolosità su tutta la regione, con qualche schiarita su Imperiese, Spezzino e versanti padani. Non si esclude qualche piovasco sul settore centrale al mattino, in attenuazione nel pomeriggio. In serata graduale attenuazione della nuvolosità ovunque. Venti deboli da sud-est a levante, da nord-est a ponente, mare generalmente poco mosso, temperature pressoché stazionarie. Gettiamo uno sguardo alla giornata di lunedì e anche la grafica lo conferma. Dovrebbe tornare il sole, il cielo sereno, bel tempo ovunque, a parte nubi basse sui versanti padani al mattino in via di attenuazione. Rotazione delle correnti a nord e temperature in aumento, specie lungo le coste. Questa è la situazione meteo per le prossime ore. Prima di passare alla lettura dei giornali in edicola questa mattina, uno sguardo al santo del giorno. Oggi, 15 di ottobre, si venera Santa Teresa d'Avila, vergine e dottore della Chiesa. Altri santi: Santa Tecla di Kitzingen, San Bares di Edessa, Beato Gonzalo da Lagos, San Leonardo da Vandouvre, Santa Maddalena da Nagasaki. Questi i santi venerati oggi dalla Chiesa. Passiamo dunque alla lettura dei giornali. Iniziamo, come di consueto, dalla prima pagina di Avvenire. I temi sono quelli della politica italiana. Si sta insediando il nuovo Parlamento con i passaggi istituzionali, tra questi l'elezione dei presidenti di Camera e di Senato. Ieri è stata la volta, appunto, della Camera. È stato eletto Fontana, presidente di una Camera già divisa. Questo è il titolo di apertura di Avvenire. Il numero 2 della Lega, cattolico, cita Francesco e Acutis. Il PD lo contesta come omofobo e filo Putin. Letta dice: uno sfregio. Senza le fibrillazioni del giorno prima al Senato,
dove è stato eletto Ignazio La Russa, Montecitorio sceglie il leghista Lorenzo Fontana come presidente con 222 voti, una quindicina in meno del totale del centrodestra, vicinissimo a Salvini e ammiratore dei paesi del gruppo di Visegrad. Ma la pressione schizza alle stelle tra Berlusconi e Meloni, con un appunto del primo su Giorgia prepotente e arrogante, e lei che avverte: ma non sono ricattabile. Quindi un clima non del tutto sereno in Parlamento, in questo nuovo Parlamento. Poi gli altri temi che si trovano sui giornali, innanzitutto in Ucraina, tregua e negoziati, appello questo dei vescovi europei, l'aggressore russo fermi l'attacco e tutte le parti aprano a serie proposte di pace. Ramonda della Papa Giovanni XXIII dice preghiera e condivisione le nostre armi. Intanto Putin cambia idea, inutile vedere Biden, possibile dialogo con Kiev, non distruggeremo l'Ucraina, queste le sue parole. Continua la mobilitazione della società civile in Italia in nome della pace subito. Il percorso non è facile, ma si moltiplicano i segnali di impegno. Oggi l'associazione Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, ha indetto una giornata di digiuno e preghiera per chiedere che si apra un tavolo di dialogo tra le parti. Per Giovanni Ramonda l'uso delle armi non può essere la via giusta. A livello europeo intanto arriva un accorato appello dei vescovi del vecchio continente contro la follia della guerra. Si sospendano immediatamente le ostilità. Sul versante bellico, Putin apre, non vogliamo la distruzione dell'Ucraina, non sono necessari attacchi massicci e tranquillizza i suoi, la mobilitazione generale finirà entro 2 settimane. E intanto c'è l'accusa, l'ONU, gli stupri, una strategia bellica pianificata. Secondo la rappresentante speciale ONU, Pramila Patten, non si tratta di episodi isolati, ma di una tattica, generale. Le Nazioni Unite hanno analizzato oltre 100 casi, ma sono solo la punta dell'iceberg. E poi la politica estera in Gran Bretagna, Truss è già in bilico, salta il ministro del Tesoro. E poi in Cina il congresso e le sfide aperte per il partito. Domani si apre il 20° congresso del Partito Comunista Cinese, ma nonostante tutto sia già deciso, è la prima volta da quando il congresso del partito più longevo e potente del mondo. Lasciamo avvenire, andiamo a leggere le prime pagine del Secolo XIX, il quotidiano genovese. Anche in questo caso il tema di apertura è la politica. Meloni, io non ricattabile. Insulti da Berlusconi, la leader dei Fratelli d'Italia reagisce. Intanto Fontana, eletto presidente della Camera, è eletta, dice, uno sfregio. Tensione nel centrodestra, interrotte le trattative tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Montecitorio, il PD non applaude, il leghista il giallo sui 20 voti mancanti. Trattative interrotte tra Berlusconi e Meloni. Il Cavaliere scrive un biglietto con insulti all'alleata. La Premier in pectore gli risponde a muso duro: io non sono ricattabile. Il nuovo presidente della Camera è il vice segretario della Lega Lorenzo Fontana, cattolico conservatore anti-aborto e ultra del Verona. Uno sfregio a al paese, commenta il segretario del PD Letta. E in foto vediamo appunto il bigliettino di Berlusconi che ha fatto scatenare appunto tutte le tensioni, le polemiche tra lui e Meloni. Così i miei compagni truccavano gli esami. Cambiamo decisamente argomento. A Genova, all'Università di Genova, il racconto della super testimone, il rettore revoca della laurea per chi ha barato. Ho visto come funzionava il sistema per i miei compagni con domande e risposte via WhatsApp. Io rifiutai perché costava troppo e la deposizione della testimone chiave nell'inchiesta sui test truccati alla Facoltà di Economia dell'Università di Genova. Mobilitati gli ospedali, parliamo di Covid, salgono i casi, ecco il piano Ligure fino a 1138 letti dedicati. E poi una tragedia nell'Imperiese, non riesce a fuggire dal camper in fiamme, muore donna disabile. E tra i temi, sempre legati al territorio Ligure, di spalla la cosiddetta diga, la nuova diga foranea del porto di Genova. Gli sconfitti chiedono gli atti, scudo antiricorsi pronto ad aprirsi. La cordata che non ha vinto la gara d'appalto,
per la nuova diga foranea del porto di Genova, ha fatto istanza di accesso agli atti per confrontare le procedure negoziate dall'autorità portuale con i soggetti che erano in pista. Eteria Acciaiona vuole fare le sue verifiche sull'affidamento dei lavori alla cordata composta da WeBuild e Fincantieri, ma una norma del PNRR prevede una sorta di scudo per mettere la permettere la costruzione delle opere a riparo da eventuali ricorsi. E poi sempre la vertenza di Ansaldo Energia, turbine a vapore e nuovo nucleare per Ansaldo Energia. Si cerca di trovare un sbocco alla vertenza e alla mancanza di commesse per questa realtà industriale del genovesato e di tutta la Liguria, o comunque importante. Gli altri temi di politica estera negli occhielli: governo Truss, le ragioni di un disastro economico, licenziato il ministro del tesoro della Gran Bretagna, e poi Putin, la tentazione atomica, il pericolo dello zar con le sparle al muro. E poi dal 20 al 22 ottobre a Sanremo i 50 anni del premio Ten, messaggi da Guccini e Conte, quindi anche gli spettacoli. Andiamo nelle pagine interne del Levante e troviamo i temi dedicati alla sanità. Ieri a Chiavari si è svolto un convegno, il tema centrale era quello della telemedicina, Tiguglio luogo di salute, e la tecnologia sia al servizio della cura. Regione e ASL 4 a Chiavari hanno presentato il progetto sperimentale in un convegno alla Società Economica. Connessioni digitali tra poli ospedalieri, punti salute, pazienti e medici per diagnosi veloci, consulti, riabilitazione a distanza. Il territorio diventa un laboratorio per tutta la Liguria e i risultati saranno monitorati. Il progetto, vediamo la scheda, poi andremo a vedere anche proprio il nostro servizio realizzato, il progetto dell'ASL 4 Tiguglio, luogo di salute, è lanciato nel giugno 2021, è basato su un ecosistema sanitario digitale per potenziare l'interconnessione della rete di prossimità con le strutture intermedie e l'assistenza domiciliare. I risultati dei primi 8 mesi di sperimentazione sono stati presentati ieri alla Società Economica di Chiavari, e di questo ci parla proprio il servizio realizzato da Maurizio Garreffa. Perché un paziente fragile che difficilmente riesce a spostarsi dovrebbe andare in ospedale se può fare il consulto video collegandosi col medico? Con la telemedicina ASL 4 si incammina verso il futuro e in qualche modo anticipa il PNRR, un mix di sanità e digitale che sarà utilizzato in vari ambiti, dalla visita alla riabilitazione, dal consulto al monitoraggio. In questo senso, ha detto oggi alla Società Economica di Chiavari il neo assessore regionale Angelo Gratarola, il Tiguglio è un laboratorio sartoriale, usa proprio questa immagine, a misura di ammalato dunque grazie alle nuove tecnologie. Il PNRR, insomma, parlo del 2026, è qualche anno, il 2026 è domani da questo punto di vista, quindi questi sono gli atti di preparazione che permettono appunto poi di avere a regime qualcosa di più moderno, qualcosa che non deve soltanto essere ad uso e consumo della nuova generazione, cioè quella nata per intendersi con il digitale in mano, ma anche per quelli che non lo hanno mai avuto ma che possono formarsi e quindi diventare degli utenti, dei fruitori di questo sistema. Il progetto di telemedicina, lanciato a Portofino nel giugno 2021, è diventato operativo in via sperimentale nel gennaio di quest'anno. La prima fase si è chiusa il 31 agosto, 8 mesi di dati ed esperienze raccontati oggi al convegno dell'Economica e pronti ad essere messi a sistema entro fine anno. L'ASL spera che il piano diventi stabile in azienda dal 1 gennaio 2023. Ma data la generale carenza di personale, come si fa? Il progetto Tiguglio in realtà è una delle risposte all'affollamento del pronto soccorso, perché se io riesco a portare, diciamo, queste cure al domicilio in maniera molto capillare, in realtà evito che il paziente cerchi risposte al pronto soccorso e quindi generi affollamento dell'ospedale. Quindi è una risposta indiretta in fondo all'affollamento del pronto soccorso. Il convegno è iniziato la mattina e proseguito anche nel corso del pomeriggio con i sindaci anche coinvolti, una tavola rotonda, andiamo a leggere proprio l'articolo: tra associazioni, terzo settore e sindacati, medici di famiglia da tutelare sono il primo contatto con il malato. Fare rete, scambiare dati e informazioni tra strutture ed enti diversi, ha ribadito ASL 4, è uno degli scopi del progetto Tiguglio luogo di salute. Proprio per questo ieri pomeriggio la sala Ghioschi Fini della Società Economica ha ospitato
ascoltato anche proposte della comunità sul progetto. Un confronto convocato dall'azienda sanitaria chiavarese per raccogliere le impressioni e consigli di tutta la comunità sul piano di digitalizzazione illustrato in mattinata. Sono stati oltre 20 i relatori che si sono avvicendati al microfono, dai rappresentanti delle associazioni dei malati fino alle sigle sindacali, passando per esponenti del terzo settore, dei farmacisti, della Caritas diocesana, i rappresentanti delle pubbliche assistenze, Confindustria Tiguglio e gli operatori dei media locali. I medici di famiglia rappresentano il primo approccio agli utenti per l'assistenza, ha commentato Antonio Zamponi, segretario provinciale dei medici di medicina generale. Serve maggiore coesione e dialogo tra gli operatori della sanità anche a livello informatico, ad esempio condividendo le cartelle cliniche tra ospedali e studi medici. Allo stesso tempo bisogna tutelare la capillarità dei medici di famiglia sul territorio. Si è parlato anche della necessità di non lasciare indietro nessuno, a cominciare dalle persone che per motivi anagrafici o per difficoltà economiche non hanno accesso o dimestichezza con il digitale, come gli anziani, ma anche i migranti privi di documenti e senza fissa dimora. Un problema quello che la connessione che riguarda anche chi abita in zone dove la rete internet non arriva o è molto lenta, una situazione che accomuna molte località dell'entroterra. Molto sentito l'intervento di Don Fausto Brioni, il direttore di Telepace, che ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire in primo luogo sulla garanzia di dignità ai pazienti e ai lavoratori del pronto soccorso. Questi devono tornare a essere luoghi dove si fa medicina d'emergenza, non di emergenza della medicina. Questi dunque i contenuti del convegno, della seconda fase del convegno sulla telemedicina. E sempre in tema di sanità, ieri è stata anche la giornata di lancio della campagna di vaccinazione anti-influenzale a livello regionale. Partirà lunedì prossimo anche nel nostro comprensorio. A vaccino anti-influenzale pronte 440.000 dosi. Il virus è aggressivo. Queste le previsioni per quanto riguarda anche il prossimo arrivo dell'influenza nel nostro comprensorio, ma i sindacati attaccano, nelle strutture manca il personale. Le prenotazioni già aperte anche online, per chi non è esente il costo varia da 15 a 35 euro. Sono diversi i luoghi e i modi attraverso cui ci si può vaccinare. L'invito è quello rivolto in particolare alle categorie fragili e andiamo a vedere nel prossimo servizio appunto quali sono queste categorie e come fare per vaccinarsi per l'influenza. Non solo Covid, da lunedì anche in ASL 4 parte la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Sono oltre 20.000 le dosi a disposizione dell'azienda che saranno distribuite per la somministrazione tra hub vaccinali di Piazza Leonardi, dove si potrà andare solo prenotando, le farmacie, i medici di famiglia e i pediatri, dove invece non serve la prenotazione. Ci aspettiamo quest'anno una maggiore incisività dell'azione di questa malattia e quindi è assolutamente necessario vaccinarsi. Vaccinarsi per le categorie a rischio, quindi dai 6 mesi ai 6 anni i bambini e sopra i 60 anni gli adulti e soprattutto tutte le persone con fragilità che ormai abbiamo imparato a conoscere proprio perché categoria a rischio anche per la vaccinazione Covid. Una campagna di vaccinazione anti-influenzale che sarà strettamente coordinata con quella Covid. Per il Tiguglio il punto di riferimento sarà l'hub di Chiavari, che sarà aperto il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9 alle 14. Entrambe le vaccinazioni, Covid o influenza, saranno effettuate su prenotazione obbligatoria attraverso i consueti canali, il sito prenotovaccino.regione.liguria.it, gli sportelli CUP, il numero verde 893 88 18 e le farmacie. Si potranno fare insieme o in due sedute. Potranno vaccinare per l'influenza, solo per l'influenza, anche i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta nei loro studi, mentre le farmacie continueranno a vaccinare sia per il Covid, quelle che hanno scelto di farlo, sia per l'influenza. I sanitari di ASL 4 e i pazienti fragili e allergici potranno recarsi anche all'ospedale di Lavagna, su chiamata diretta e dunque senza prenotazione, nella giornata di mercoledì dalle 14 alle 18. Inoltre, con l'obiettivo di ottenere una maggiore copertura possibile e di raggiungere le persone nei luoghi in cui vivono, è prevista la ripartenza dell'unità mobile Gulliver, con una campagna itinerante che proseguirà fino a fine novembre, dedicata anche ai pazienti in assistenza domiciliare, senza necessità di prenotare. Prima tappa, Moneglia, giovedì 20 ottobre. Partiranno di nuovo durante le settimane nei nostri SPOC, nell'entroterra, nei diversi territori, compreso Rapallo e Sestri Levante, e per dare la possibilità di vaccinarsi anche questa volta, sia per il Covid sia per l'influenza. In questo caso senza bisogno di prenotarsi.
Dunque questa è la campagna di vaccinazione antinfluenzale in partenza anche nel nostro territorio, un appuntamento che riguarda il nostro territorio anche oggi per un'iniziativa a livello nazionale. Andiamo a vedere, ecco, riecco Io Non Rischio per una nuova cultura di protezione civile, oggi la campagna per le buone pratiche. In realtà oggi e domani saranno presenti i volontari delle associazioni di protezione civile che illustreranno le pratiche da mettere in campo in situazioni particolarmente rischiose di allerta meteo e non solo. Nel Tiguglio saranno a Recco, a Lavagna e a Moneglia. E un altro, altri appuntamenti però che riguardano la nostra diocesi, ce li spiega, ce li racconta Cristina Neto dalla redazione. A te Cristina, buongiorno. Grazie Andrea, un saluto a tutti i telespettatori. Sì, ci sono due appuntamenti significativi che si vivranno in questo sabato in diocesi. Il primo è nella mattinata di quest'oggi all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante alle 11.30 verrà inaugurato il centro di ascolto Caritas del Vicariato Sestrese. Il nome scelto per questo centro è La Conchiglia. Nel pomeriggio invece l'appuntamento è in Fontanabuona nella piccola comunità di Canevale in comune di Coreglia Ligure. La piazza attigua alla chiesa sarà intitolata Monsignor Alfredo Bastoggi. Monsignor Bastoggi, che è stato vicario generale della diocesi per un ventennio dal 1981 al 2001 ed è stato successivamente anche amministratore parrocchiale in quella piccola comunità della Val Fontanabuona nel 1995, dal 1995 sarà quindi ricordato con il suo nome in questa piazza che è stata restaurata così come il sagrato della chiesa. La cerimonia inizierà alle 16.30 con l'inaugurazione e poi alle 17 la celebrazione dell'Eucaristia presieduta dal vescovo Giampio De Vasini. Dalla redazione è tutto, lì nello studio. Grazie Cristina, noi restiamo in tema diocesano parlando di un'iniziativa che ha preso il via, un appuntamento ormai consueto nella vita della diocesi, la cosiddetta scuola del clero in seminario a Chiavari che coinvolge sacerdoti, ma quest'anno avverrà anche l'apertura a tre eventi dedicati proprio a tutto il comprensorio del Levante, della diocesi di Chiavari, e vediamo come è andato la prima giornata appunto di questo appuntamento. Come sarà strutturato quest'anno il percorso di formazione? Ma il tema sarà quello dell'Amoris Laetitia, cioè dopo aver l'anno scorso nella tre giorni di Marina di Massa approfondito questo tema, abbiamo pensato di recuperarlo con alcuni incontri mirati, soprattutto interrogandoci su quale contributo può dare il nostro ministero sacerdotale alle famiglie, alle situazioni coniugali, familiari che incontriamo. Faremo meno incontri al venerdì mattina, abbiamo però inserito tre domeniche pomeriggio su un tema specifico rivolto non solo ai preti ma anche a tutta la diocesi, quindi religiosi, laici, preti, che verterà un po' sui momenti decisivi dell'esistenza, cioè il nascere, il crescere e il morire. Quando sarà il primo momento comunitario? Il primo momento sarà domenica 13 novembre, il tema sarà il nascere, abbiamo invitato Monsignor Giuseppe Angelini che ha scritto diverse cose interessanti su questo e quindi sarà lui a guidarci. Il tema che viene affrontato nel primo incontro in presenza della Scuola del Clero 2022-2023 è quello del discernimento. La parola discernimento, parto da questo, è tipica della tradizione spirituale cristiana, un po' meno della tradizione della teologia morale, e la potremmo tradurre così: è una saggezza, la saggezza dello sguardo di chi parte dalle situazioni concrete, ne comprende il significato, individua delle prospettive e le suggerisce. Rappresenta anche un po' un modo di vita, non soltanto per il presbitero, ma anche per tutti i cristiani. Partire dalle situazioni concrete, lasciarsi interpellare da queste e trovare il modo migliore per fare fronte in queste situazioni a ciò che il Signore ci chiede, per rispondere al suo appello, alla sua chiamata. I laici come possono sostenere i presbiteri in questo percorso? Direi che il sostegno è reciproco. Per un verso i presbiteri sostengono i laici con il carisma derivante dall'ordinazione, con la loro capacità di presiedere all'Eucaristia, alla carità e alla parola.
ma è fondamentale il ruolo dei laici, tanto più se si mette a tema la questione della famiglia. Non possiamo più pensare che i preti dettano una linea e le famiglie seguono, ma è una, diciamo, una circolarità virtuosa. Chiudiamo questa pagina dedicata ai temi diocesani, torniamo alla lettura del giornale in edicola questa mattina con la cronaca. Le pagine del Levante ci parlano di un soccorso a persona, ancora soccorsi lungo i sentieri a Portofino, ennesimo escursionista portato in salvo dai volontari. L'uomo voleva attraversare il monte con scarpe leggere, caduto e ferito, è stato poi recuperato dall'elisoccorso, e la foto vediamo proprio le calzature con le quali l'uomo voleva appunto affrontare questa escursione, decisamente non adatte. E poi anche dove si paga per gli interventi di soccorso nelle regioni. Abbiamo la Valle d'Aosta, dove un pagamento, il recupero senza ricovero, 120 euro al minuto per chiamata senza situazione di pericolo, fino a 3.500 euro per chiamata senza infortunio. In Piemonte si paga 120 euro il diritto fisso di chiamate, poi altre 120 al minuto in caso di elisoccorso e 50 euro l'ora per l'intervento della squadra di terra se la chiamata è inopportuna. Per l'elicottero si possono pagare sino a 7.500 euro. Poi in Trentino Alto Adige 100 euro per l'intervento in caso di pericolo, sino a 1.000 euro per chiamata immotivata. Questi i costi del soccorso. In Liguria ancora questi non sono applicati. Andiamo avanti con le pagine del secolo XIX, un altro tema che ci avvicina lentamente alle festività natalizie, al periodo di Natale, sono quello delle luminarie, ma che quest'anno devono fare i conti con la crisi energetica. E dunque luci spente in anticipo per ridurre la spesa, i sindaci della Riviera non sono d'accordo, l'annuncio. Andiamo a leggere del Primo Cittadino di Milano, non trova molte adesioni, risparmi minimi si metterebbe a rischio la sicurezza, si cerca invece una soluzione unitaria per le feste di Natale. Ovviamente il tema è quello della quotidianità, ovvero dei punti luce accesi sul territorio per sicurezza e quant'altro. Un altro tema è appunto anche quello del Natale. Sesto Levante pensa a ridurre la settimana degli uffici dove non è prevista l'apertura al pubblico. E poi ci sono anche altri casi virtuosi, l'illuminazione pubblica fai da te, il cittadino l'attiva se ne ha bisogno. A Rezzoaglio il meccanismo introdotto nelle frazioni abitate prevalentemente da titolari di seconde case. E ancora Sesto Levante, lampadine a LED negli uffici pubblici, costi più contenuti, la decisione è presa dalla giunta. Altri esempi a Recco, Zoagli e a Casarza Ligure. Poi luminarie di Natale possibili se si sceglie il basso consumo, parla un imprenditore del settore, l'azienda che serve anche Milano, quindi diciamo che cerca anche di riparare ai possibili inconvenienti, comunque ricadute negative sulla decisione di comuni o comunque CIV e quant'altro di non dotarsi di luminarie durante il Natale. Andiamo avanti. A Rapallo, nuovo punto vendita Conad, integrazioni presentate per l'area del Macera, procede la proposta di revisione dell'area del campo Macera da parte di un gruppo immobiliare del territorio. Come preannunciato, si è svolto in questi giorni l'incontro tra i proponenti e i tecnici del comune. A questo punto, a breve, le integrazioni al progetto che i privati hanno depositato un anno fa circa saranno protocollate e sarà l'amministrazione a decidere se portare il progetto in consiglio comunale per dare o no avvio ad una gara di project finance. Gli ultimi confronti dovrebbero aver riguardato la dotazione di parcheggi previsti nel progetto e l'assetto da dare a Piazza Cile. E poi c'è un cambio alla guida di un ente, il GAL, il sindaco di Lumazzo, nuovo presidente del GAL genovese, lo vediamo in foto, Daniele Nicchia, subentra ad Alessandra Ferrara, attualmente assessore al bilancio nel comune di Chiavari. Ferrara ha deciso di non rinnovare la sua disponibilità ad assumersi l'incarico alla luce di altri impegni istituzionali, a cominciare proprio dall'assessorato alla mobilità e trasporti e protezione civile, ricoperto nel comune di Chiavari, e gli incarichi di Nancio
Sanci Liguria. Nicchia faceva già parte del consiglio precedente come consigliere. Il nome indicato per il ruolo di vicepresidente è quello di Paolo Corsiglia, che ricopriva questo ruolo anche nel CDA uscente. Riconfermati anche i consiglieri Pierino Garibaldi per la Confederazione Nazionale Artigianato CNA Genova e Maria Ornella Caramella di Ascom Confcommercio Genova. Completa il quadro Guido Guelfo, indicato come consigliere da Anci Liguria. I cinque componenti del nuovo consiglio avranno 15 giorni di tempo per confermare la propria disponibilità. Ancora un tema che riguarda il territorio, legato alle vicende della politica nazionale, con l'elezione, abbiamo detto in apertura, leggendo le prime pagine dei quotidiani, di Lorenzo Fontana a presidente della Camera. E Chiavari ricorda il ministro Fontana al centro Acquarone. Il neoletto presidente della Camera prese visione della struttura nel 2019, rimarrò in contatto, aveva promesso ai vertici del villaggio, e prete Rocca dice: se ci sarà l'occasione lo incontreremo. E poi invece l'elezione di La Russa presidente del Senato, La Russa che ha una casa vacanza a Zoagli, la vittoria La Russa, una vittoria del Tiguglio, a parlare Sartori, il consigliere regionale. Questa l'elezione, appunto, cosa rappresenta questa elezione per il territorio. La politica locale, al PTR, approda in consiglio, seduta mercoledì prossimo, ovvero il piano territoriale regionale sarà al centro del consiglio comunale di Chiavari, il dibattito alle 19:00, e all'ordine del giorno anche la traduzione nella lingua dei segni delle sedute del consiglio. E poi a Sesto Levante, nuovi pavimenti lungo Viale Roma, parte il progetto approvato dalla giunta di Sestri Levante per una spesa di 240.000 euro. Questo quanto è stato deciso, appunto, dalla giunta di Sestri Levante per portare avanti la riqualificazione di quest'area della città. Passiamo allo sport. Levante Sport, Corbari, il centrocampista ritrovato, stiamo parlando della Virtus Entella, impegnata domani nella giornata di campionato. L'acquisto in corsa ha le idee chiare, ora spingiamo sull'acceleratore, la vittoria nelle Marche sia per noi un nuovo inizio. Il campionato ci ha aspettato, la classifica è corta, ora dobbiamo salire sul treno giusto, e contro l'Olbia sarà il prossimo avversario. Si ripartirà dalla squadra di Fermo e gli ultimi dubbi da sciogliere per mister Volpe. E noi parliamo di sport, affrontando però un'altra disciplina sportiva, ovvero il ping pong, il tennis tavolo. In questi giorni il villaggio tennis tavolo ha iniziato la nuova avventura nel campionato di B1, dopo una promozione in questa categoria dove il villaggio mancava da ben 27 anni. C'è stata anche l'occasione per presentare la squadra e abbiamo su questo il servizio. L'impatto con la B1 non è stato dei migliori per il villaggio sport tennis tavolo, ma la squadra è motivata ad affrontare al meglio la nuova sfida dopo un'assenza di 27 anni dalla terza serie nazionale. Abbiamo già toccato con mano la difficoltà del campionato, perché sabato scorso a Firenze abbiamo perso seccamente contro una delle due squadre locali che è nel nostro girone. Ora sabato giochiamo in casa con l'altra squadra di Firenze e vediamo un po' di migliorare un po' il rendimento della squadra. Il villaggio gioca nel girone C, che include 8 squadre tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna. Serve almeno il sesto posto per conquistare la salvezza. I match si giocano a squadre da 3 più una riserva. Quest'anno ci sono Nuova Divato, Imre Bogadi, Andrea Pacileo, Emiliano Lagorio e Alessandro Costa. Per me è il primo anno in B1. E penso che sarà un anno abbastanza difficile, perché abbiamo un girone abbastanza anche difficile, mi sembra che sia quello più forte tra tutti e noi lottiamo e proviamo sempre. Quanto vi hai allenato durante la settimana? Quanto tempo ho praticato? 2003, quindi 20 anni tra un anno. Cosa ti piace di questo sport, che ti ha preso, che ti ha portato comunque a praticarlo? È un sport individuale dove sono solo io, quindi se perdo sono io, se vinco sono io. Difficile, perché ci sono gli effetti, c'è la velocità, i riflessi, tutto, però è un bello stimolo, mi piace molto. Poi è spettacolare, puoi andare in difesa, puoi andare in attacco, bello, bello. Nel 2023 il villaggio sport tennis tavolo compirà 50 anni. Che regalo sperate di farvi per il 50esimo? Noi siamo stati nell'82, mi sembra, in Serie A, Serie A2,
per 3 anni. E quindi un po' un sogno era quello di arrivare fino, di ritornare fino lì, ma visto già l'inizio, già sarebbe bello salvarsi per poi magari l'anno prossimo vedere di migliorarci ancora un po'. E dunque in bocca al lupo al Villaggio Tennis Tavolo. Lasciamo la pagina dello sport, apriamo quella degli appuntamenti. Andiamo a vedere uno in programma per questo pomeriggio alle 17 nella sala Carlo Bo al primo piano di Palazzo Fasce a Sestri Levante. Sarà presentato il volume di Sandro Antonini, Pescatori e Naviganti. L'autore dialogherà con Elvira Landò e vediamo l'anticipazione del libro appena scritto. Che storie racconta in questo libro? Era un po' che lo volevo fare, ogni tanto dedico qualche libro anche alla mia città che è Sestri Levante. Stavolta mi sono occupato della pesca e della navigazione che c'è stata a Sestri Levante nei secoli, servendomi esclusivamente di fonti provenienti dall'archivio storico del comune di Sestri Levante, più alcuni altri che ho reperito nell'archivio di Stato di Genova, per cui ho messo insieme queste cose e ho tirato fuori una storia antica e anche recente. Ho avuto modo di avere qualche testimonianza di quelli che sono dei figli o dei nipoti di quelli che sono rimasti, che mi hanno raccontato delle cose che coincidevano con quelle che ho trovato io nell'archivio del comune di Sestri. Ecco, a partire dalla premessa, quella che Sestri Levante era un paese principalmente di agricoltori, prima ancora che di naviganti, quali sono le curiosità che sono emerse in questa ricerca? Tante. Sestri ha avuto una particolarità, a un certo punto è stata rifeudalizzata dai nobili genovesi che sono venuti a Sestri, hanno costruito delle grandi ville, hanno acquistato enormi appezzamenti di terreno e hanno messo in questi appezzamenti di terreno manenti e lavoranti, per cui hanno coltivato praticamente ogni zona coltivabile. E quello che è rimasto nel piccolo borgo di Sestri Levante ha potuto dedicarsi ad altri mestieri, appunto, tra cui la pesca e più tardi la navigazione, anche di lungo corso. Con questo libro è arrivato al 43esima pubblicazione, credo che sia piuttosto un record. Tutti i suoi libri hanno due caratteristiche. Uno sono la gioia per l'editore, perché non c'è bisogno di fare nessun lavoro sul suo testo. Secondo, tutto quello che lui dice è tutto assolutamente fondato e documentato. E adesso nella nostra agenda altri appuntamenti in programma per la giornata di oggi. Appuntamenti in agenda per sabato 15 ottobre. Torna in 3 piazze del Tiguglio, Recco, Lavagna e Moneglia, la campagna di protezione civile Io non rischio. Dalle 10 saranno a disposizione i volontari per parlare di come comportarsi nelle allerte meteo e durante gli eventi critici. Inizia l'attività dell'Agave sullo Scoglio, il nuovo gruppo di lettura ospitato dalla Biblioteca di Sestri Levante, dalle 10 in Sala Bo al primo piano di Palazzo Fasce a Sestri Levante. Dalle 11 in Piazza Nicoloso a Recco la squadra della Pro Recco Waterpolo 1913 incontrerà la città in vista della prossima stagione. Sarà l'occasione per conoscere i giocatori e tecnici e per ammirare tutte le coppe che la squadra ha vinto nel corso della sua storia, a cominciare dalla vittoria nel campionato 1959. Per finire la Coppa Campioni sollevata lo scorso giugno. Nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari, cerimonia di consegna delle borse di studio Piccolo Yard e delle contribuzioni per le opere sociali. Si inizia alle 15.30. Coreglia Ligure avrà una piazza dedicata a Monsignor Alfredo Bastoggi. La cerimonia si terrà alle 16.30 per l'inaugurazione e l'intitolazione della piazza. Seguirà alle 17 la messa presieduta dal Vescovo. Il volume Pescatori e Naviganti, Vita di mare a Sestri Levante e Riva Trigoso di Sandro Antonini, verrà presentato dall'autore alle 17 nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce a Sestri Levante. Partecipa anche la scrittrice Elvira Landò. Unisce gusto e solidarietà l'appuntamento serale in Val Graveglia. Dalle 19.30, sotto la tenso struttura dell'area verde Sandro Pertini, verrà proposta una cena a base di prodotti locali. Il ricavato andrà a sostegno della Croce Verde di Ne. Infine, al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure si esibirà l'Orchestrana, che dalle 21.30 proporrà musica jazz.
E con l'agenda di Telepace siamo arrivati al termine di questa edizione del nostro TG Rassegna Stampa. L'appuntamento con l'informazione è alle 12.45 con la prima edizione di Tiguli Oggi, ma l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata e buona domenica.